Ciao a tutti, buongiorno, bentornati. Io oggi sono qui per fare uno spacchettamento e torniamo con un po' più di energia rispetto all'ultimo video. Effettivamente mi sono riguardata, ero un pochino perché avevo un pochino d'angoscia a iniziare a registrare, avevo un pochino d'ansia, ve l'avevo detto, perché mi hanno scritto un po' di persone per chiedermi che hai fatto, ti ho vista giù. No, era proprio l'impaccio della camera, spero di averlo già sciolto, quindi eccomi qui. Allora, oggi siamo qui per fare uno spacchettamento di Shein, primo haul, diciamo semi-autunnale, perché ci sono delle cose che anticipatamente avevo preso per la stagione fredda che sono. E quindi direi di iniziare. Mi sono anche attrezzata con una gruccia figa, perché di solito ho quelle gruccine sfigate, quelle da lavanderia, e oggi l'ho rubata a Stefano. Direi di cominciare da due borse. Ho ordinato due borse e sono bellissime. La prima è questa qui, tipo simil Chanel. È un rosso molto autunnale, ci sta tantissimo per questa nuova stagione. E ha la catena percorsa da un nastro. La potete portare così in modo classico e la potete usare col manico lungo a tracolla. Ve la faccio vedere da vicino. E se questa è bella, quella dopo è più bella. Allora, questo è amore tipo totale. È questa borsa super basic, l'avete vista nel video scorso, e è fatta così tipo a cartelletta. E a me piace tantissimo portata così a mano, ma si può portare anche con la tracolla, proprio una tracolla che io ho inserito dentro. Quindi può essere portata anche così sulla spalla e anche di traverso, veramente stupenda. Va bene, direi ora di passare quindi all'abbigliamento. Di solito vi dico comincio dalle mie cose preferite, ma sono tutte le mie cose preferite. Quindi comincio da questa cosa bellissima che è troppo bella per essere vero. Questa tuta che ciao. È questa tuta di questo rosso perfetto, secondo me, perché è un rosso scarlatto, ma piuttosto scuro, quindi non vira l'arancione, non è un rosso stinto. Ha uno scollo molto profondo, a V, ma ha la vita alta. Sta bene sia a me che ho poco seno, ma sta sicuramente bene anche a persone con più seno, perché qui ha lo spazio, anche se è una taglia piccola per le coppe, diciamo. E poi ha questi super pantapalazzo assurdi. Questa è perfetta, anche se è un po' leggera, per le vacanze natalizie. Cioè, avete idea di che outfit vi vengono, tipo per Natale, Capodanno, con questa tuta? Lo so, siamo un po' in anticipo con i tempi, ma io, cioè, appena l'ho vista, ho detto: vai, questo è il mio Capodanno, cioè, sicuro del prossimo anno. Ora state per vedere una cosa: che quando io ho visto, tipo, quasi mi metto a piangere dalla bellezza che mi sono trovata davanti. Questo vestito di velluto, bordeaux scuro, che però essendo di velluto riflette la luce meravigliosamente. È molto pesante come tessuto, però il tessuto è alleggerito dal modello perché è molto nudo come vestito. Davanti si incrocia sul seno, quindi lasciando uno scollo molto molto profondo. Per me che sono bastina, gli spallini sono un po' lunghi, infatti ho fatto un nodino per provarlo, ma accorcerò gli spallini. E poi dietro lascia completamente la schiena nuda. È uno sicuramente dei vestiti più belli che ho, è super scenico. E se quell'altro era il mio outfit di Capodanno, questo è sicuramente cascasse il mondo. Il mio outfit per Natale, con un orecchino bello luminoso, grande candelabro. Svengo tipo. Passiamo a un altro vestito lungo. Questo mi sto rendendo conto ora che è l'haul dei vestiti lunghi. Questo è tutt'altro stile rispetto agli altri. Gli altri sono molto eleganti. Questo è più tamarro, diciamo. Però ci piace tantissimo, tantissimo. Il vestito tipo in maglina stretch, sia sopra che sotto. Ha un mezzo collo alto. E poi, però, dietro rimane trasparente. Quindi ha questa trasparenza sul retro. E ha un'altra grande, grandissima nudità. Questo vestito, effettivamente, tosto. Ha una gonna lunga, ma che è percorsa da due spacchi inguinali tipo farfallina di Belen. Gli spacchi sono così profondi che per salvaguardarvi hanno inserito un body. Quindi vi resta tutto dove deve stare. Passiamo a un altro vestito capolavoro. Questo l'ho indossato quest'estate al mare e ho pubblicato la foto su Instagram e tipo siete impazzite. È questo vestito rosa che ciao proprio. Sembra uno specchio da quanta luce riflette. Il tessuto non è liscio come vedete. C'è questa leggera texture di base. E il vestito è una roba che ciao. Vestito sicuramente adattissimo per cerimonie, occasioni, insomma, perché è bello impegnativo. Io personalmente l'ho messo per uscire una sera qualsiasi al mare, perché devo aspettare per indossare un vestito bello, un'occasione importante. Mi allontano che vi faccio vedere meglio. Anche questo ha due triangoli sul seno, quindi ha un super scollo e si allaccia dietro il collo con questi due fili. Questi due lacci che io ho tagliato sono molto molto più lunghi in realtà, perché sono da attorcigliare non solo attorno al collo per tenere il vestito su, ma anche attorno alla vita. Però a me i lacci attorno alla vita, no, mi sembravano proprio in sovrappiù, quindi semplicemente li ho tagliati
e annodati in fondo, e così si legano con un fiocco naturalmente bello lungo dietro al collo. Se lo volete vedere in versione originale c'è sempre naturalmente il link nell'info box. Anche questo lo posso sicuramente annoverare tra i vestiti più belli e più scenici che ho. Continuiamo in lungo con questa gonna, anche questa pazzesca, cioè ci sono una cosa più bella dell'altra in questo haul. Se mi seguite da un po' avrete visto che ho una collezione di queste gonne. L'ultima entrata è questa in nero, ma ce l'ho anche in grigio argento praticamente, che è... se volete vedere un outfit con quella gonna ve lo lascio qui. Ce l'ho anche in verde, se volete vedere se lo ritrovo un outfit con quella gonna verde, sì, sono tutti uguali così, ma in verde militare e in argento, ve lo lascio qui. Questa gonna super lunga è una maxi skirt nel vero senso della parola. Il tessuto è un tessuto lucido, super morbido, pesante, bellissimo. Ha questa fascia in vita e poi è a pieghe, quindi naturalmente le pieghe le percorrono fino alla fine. È super scenica, bellissima, abbinabile a tantissime, veramente tantissime cose. Quindi benvenuta, ti voglio tanto bene, non vedo l'ora di metterti. Tra l'altro mi è arrivato un altro pacco con un golfino dentro, che secondo me è perfetto sia per la lunghezza che per il... ve lo farò vedere prestissimo. Ora una camicia che vi racconterò per come è strutturata così, ma si può indossare in diversi modi. È una camicia semplicissima, piuttosto maschile come taglio, perché è una camicia dritta, piuttosto corta, larga, proprio una vestibilità classica da uomo, con queste righe che sono azzurre e nere al centro. Non so come la riuscite a vedere voi. Comunque complessivamente la camicia, a vederla, è celeste. La potete indossare così, chiusa, con questo taglio appunto molto classico, ma la potete anche aprire e praticamente dentro la camicia attaccati questi spallini tipo da canottiera, quindi la potete indossare anche con le spalle calate, con le spalle scoperte, e è una figata secondo me pazzesca. Io non lo so, l'ho trovata una chicca questa cosa, questa idea, e mi ha sorpresa, e quindi adoro questa camicia tantissimo, tantissimo. Passiamo a un altro vestitino bellissimo, ma questo, ecco, dei capi un pochino più estivi, perché è un vestito bello nudo. È questo vestitino corto con un taglio piuttosto dritto, direi a trapezio, con questa particolarità di questa ruche gigante sul seno, oltre a questa super ruche sul seno che continua sulle spalle, a questo elastico super morbido, e quindi è da portare a spalle calate. È un vestitino super girly questo, mi piace tantissimo. Mi piace tantissimo il rosso, mi piace tantissimo la forma, mi piace tantissimo la vestibilità, e tra le altre cose, cosa che non guasta mai, è super comodo perché sembra veramente di non avere niente addosso. Il tessuto è a righine verticali bianche e rosse, anche questo, il punto del rosso è fighissimo. Amo follemente anche questo vestitino, amo tutto di questo haul, avrete capito. A parte una cosa che però lascerò in fondo. Sempre per rimanere sul rosso, vi faccio vedere questi pantaloni che sono un attimino assurdi. Infatti li ho presi esaltatissima, però quando sono arrivati mi sono detta: ma come li metto? Sfida accettata ma ancora non risolta. Sono questi pantaloni rossi, continuano in modo piuttosto normale fino al ginocchio, e poi ciao. C'hanno una delle campane sulle zampe, tipo sirena. Fanno un po' Bee Gees, ecco, fanno un po' Cugini di Campagna. Andiamo tutti insieme a cantare anima mia nella stanza tua. E quindi sono un po' scissa, insomma, su questi pantaloni. Ripeto, sono fighi, ma devo trovare l'outfit, quindi state sintonizzate, perché prima o poi vi vedrete uscire l'outfit da anima mia della casa tua. Pantaloni, questi bellissimi, ma anche questi un po' estivi, sono questi pantaloni neri, liscissimi, con un taglio a palazzo però corto, quindi semplicemente un taglio largo, comodissimo, e hanno la particolarità di avere tutti questi lacci sul lato della gamba, quindi i pantaloni praticamente sono aperti e si tengono insieme, le due parti si tengono insieme con tutti questi lacci, con tutti questi fiocchi. Sono semplicissimi ma particolari, lasciano parte della gamba scoperta. Questi sono proprio pantaloni da tutti i giorni, quelli che la mattina vi svegliate e dite: oh figo, oggi mi metto quello, sto comoda, sono figa. Sono i capi poi alla fine che preferisco. L'ultima cosa che vi dicevo è l'unica di questo haul che non mi ha convinta. Non mi ha convinta per due motivi. Uno, perché sicuramente io ho guardato i centimetri, mi sono basata sui centimetri come faccio sempre, e però mi sta 15 volte al seno. È un top fatto proprio così a tubino, quindi come vedete infatti ha la curva dei fianchi, perché si dovrebbe appoggiare, diciamo, in modo sexy sulla figura. Ma nonostante io credo, magari ho fatto un errore, scelto il top in base ai centimetri del mio seno, che sono veramente pochi, questo top mi c'entrano 5 tette praticamente. E l'altra cosa è che il tessuto è un pochino cheap, cioè non mi piace il suono che fa, non mi piace la consistenza, insomma questo capo direi che...
potevo diciamo anche risparmiarmelo e prendere qualcos'altro. E con questo è finito, naturalmente fatemi sapere qual è il capo che vi è piaciuto di più. Il mio preferito, anche se avete visto, sono tutti i vestiti di Lagon, sono tutti bellissimi. Il mio preferito direi che è il vestito di velluto bordeaux, che tipo... Come sempre tutti i link delle cose che vi ho mostrato li trovate nell'info box e noi ci si vede nel prossimo video che sarà prestissimo. Ciao! I just wanna hold you. I just wanna look into your eyes and tell you that I want you. You know you make me feel so alive. Can't stop thinking about you day and night. Love it when you kiss me, love it when we touch. Every time I'm down here, you make me smile. You're the solution.